Buongiorno, allora torniamo ai video in abbonamento. Vediamo cosa ci vogliono dire le carte. Speriamo di riuscire a caricarlo subito quest'oggi. Anche il video del messaggio del giorno, se riesco anche un interattivo questa sera. Lasciare andare, lasciarsi andare, lasciare che le cose scivolino addosso, ci scivolino addosso. Allo stesso tempo però, il distillato del nostro essere, che a volte passa dagli occhi, lacrime di gioia, di dolore, che si getta fiducioso nei nostri sentimenti, quasi a dire, accogli i movimenti del tuo animo, sappi recuperarli, non mandarli dispersi. Si dice che quando ci sono delle lacrime di gioia, queste ultime vanno raccolte con un fazzoletto di stoffa bianco e conservate. È una pratica positiva e è come racchiudere in quelle lacrime un po' di quintessenza, di un qualcosa di raro, perché è veramente difficile sperimentare la gioia e il pianto di gioia. È come se voi memorizzaste un attimo, un file, di grande connessione con il divino, con la parte divina che è in voi. Ma quando si è divini, per risonanza, si riattiva la connessione con il diapason in alto, si risuona con quella divinità più grande che tutti abbraccia. E guardate qui, ora, guardate come questo interattivo è particolare. Se verrà fuori un messaggio molto 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 profondo, non che solitamente i messaggi non siano profondi, però ci sono dei messaggi che a volte io sento debbono essere condivisi. Ecco, io direi poi di condividerlo sul tardi anche con il resto del canale, perché qui c'è proprio un dolore, ma un dolore che deve essere tramutato in un'occasione di gioia e queste lacrime devono diventare seme per la propria rinascita. E se voi osservate dalla testa ai piedi, alle radici, per essere di nuovo assorbite e riassimilate, trasformate. Le piante sono molto intelligenti, quindi prendono tutto ciò che è anche scarto per il resto del creato e lo fanno tornare carburante, ossigeno. Quindi restituiscono poi all'esterno ciò che per l'esterno è fondamentale per vivere e sopravvivere. Avete indossato una maschera per tanto tempo, paventando e mostrando una serenità e una gioia che probabilmente non erano strettamente in linea con ciò che vi portavate dentro l'anima. Lo avete dovuto fare un po' perché è così che si fa, un po' per educazione, un po' perché in realtà nessuno avrebbe potuto capire. Quindi c'è stato anche un pochino di disfattismo da parte vostra e un pochino di tentativo di sabotare quella ribellione che in fondo la vostra anima ha sempre abbracciato. Siete un fuoco ed è un fuoco che è stato comunque contenuto senza possibilità di ossigeno. Ora le vostre lacrime stanno di nuovo liberando quei tubicini dai quali lo scambio con l'esterno deve di nuovo avvenire e quindi state anche permettendo a questo ossigeno da voi stesso prodotto e da voi stessi prodotto di tornare a voi. State rimettendo in moto una sorta di circolarità positiva, ecco, di ritorno. Tutto parte da voi e ciò che apparentemente può sembrare materiale di scarto, concretamente nei pensieri, viene trasformato, viene, come si dice, quando una cosa viene, vabbè, viene ottimizzata, viene riciclata, mettiamo così, è termovalorizzata. Ecco, state termovalorizzando qualcosa. Quindi c'è uno slancio che vi fa abbandonare una pesantezza che per molto tempo vi ha trattenuto a terra, soprattutto il vostro morale. Anche un coraggio ritrovato, la volontà di farsi vedere e sentire, ma di vedersi e sentire se stessi. Il vagito è vero che quando un bimbo nasce è la prima forma di comunicazione con l'esterno, ma per il bimbo che dell'esterno forse se ne frega altamente, il vagito è il primo suono che egli stesso sente dopo tutti i suoni che ha sentito nella pancia della mamma. Per la prima volta sente se stesso e quel ruggito che da voi deve venire fuori è la vostra affermazione di esistenza. Io ci sono e se io ci sono io posso desiderare, se io posso desiderare.
posso fare. Ed ecco che arrivano i frutti, ecco che arriva l'apertura verso il prossimo, ecco che dall'uno diventiamo due e da due poi possiamo crescere, ecco che si crea la comunità ed ecco che voi recuperate un ruolo all'interno di quest'ultima. Quindi prima vi collocate come entità, individualità, le vostre coordinate io centro della circonferenza, poi entrando in relazione con le circonferenze altrui vi collocate nella società ed ecco che la vostra identità si arricchisce e nell'arricchirsi si creano anche collegamenti che vi daranno poi la possibilità di progredire, andare avanti. In questa condivisione c'è tanta voglia di dare e apritevi al dare prima ancora di prendere e ricevere, perché nel dare voi siete già liberi del dazio che si dà in cambio di qualcosa che si riceve, quindi potete solo che ricevere una volta che avete dato, perché natura nulla rimane, diciamo, senza un qualcosa che va a controbilanciare l'offerta. Ecco, arriva sempre poi qualcosa che restituisce in una forma o in un'altra, perché poi la natura ripaga non osservando il cosa, ma è il come. Ecco perché poi l'offerta piccola della vedova vale di più dei tanti talenti del ricco, per dire, talenti intesi come monete. Ora magari ho un attimo ingarbugliato le società, le abitudini e le usanze, però lo scriba che va lì e butta a terra tanti soldi e la povera vedovetta lì che non ha nulla, che dà magari, non so, non ha neanche soldi, lascia una pera. Non lo so, magari in Galilea le pere non c'erano, non lo so, è una mia curiosità, ma comunque avete capito cosa voglio dire. È il come, è il cuore puro, è quello che magari non si vede nell'oggetto, ma si percepisce. Ecco perché tante volte poi ci sono i conflitti, perché anche quando vengono compiute apparentemente delle azioni molto carine e belle, si percepisce poi che dietro non c'è l'intenzione che corrisponde a quell'atteggiamento. Qui le carte vi stanno chiamando a diventare congruenti. Dentro come il fuori, fare il dentro come il fuori. E il dentro come il fuori ci spinge anche ad avere curiosità, ma anche il coraggio di guardare il dentro, che a volte sembra un vuoto, che a volte è una protezione, che è casa. Eccoci qua, che è la nostra interiorità e spesso è inaccessibile agli altri. Non c'è tartaruga che possa visitare la stanzetta privata di un'altra tartaruga. Certo. Le relazioni all'esterno si possono comunque vivere e intessere, ma solo lei sa cosa si porta dentro, solo lei sa cosa si porta in cuore. Ecco perché bisogna essere comunque aperti al dialogo e alla comprensione dell'altro, perché non possiamo mai sapere quali sono le motivazioni che da dentro hanno spinto la tartarughina a mostrarsi, nel mostrarsi, al rendersi visibile e decodificabile. La maschera deve cadere, altrimenti se non fate cadere questa maschera, non lasciate che le vostre emozioni si manifestino, poi alla fine rimanete in uno stato di tensione. Questo stato di tensione vi avvelena l'anima. Dovete cercare di deflemmatizzare, di trovare nuovamente un equilibrio. Questo equilibrio non può avvenire, non può essere trovato se non avviene una reintegrazione con tutto l'esistente, perché siete parte, siamo parte di un tutto e non si può vivere dissociati. Magari a volte in eremitaggio sì, serve anche per centrarsi, però bisogna comunque avere il coraggio di entrare in risonanza, altrimenti quelle risorse che abbiamo dentro finiscono per spegnersi, divenire inutili. Chi ha, avrà, e chi non ha, perderà anche quel poco che ha. Ci siamo capiti. Quindi cercate di tutelare quello che si ha per arricchirlo. Ora, cosa ci vogliono dire le carte? Ci sono dei desideri dentro di voi che forse non avete mai cercato di realizzare. Ecco, i desideri come semi non sono mai andati dispersi. Dovete però alzarvi e come abbiamo detto, io sono, io voglio, io posso. Ecco, voi dovete iniziare con il volere per poi passare alla possibilità di realizzare, ma prima ancora con l'identificarvi, io sono. Cosa vi dicono le carte? Che in realtà dall'altra parte del muro c'è qualcuno che vi aspetta. Certo, non è una condizione facile. Questa anima che vi attende, che è molto simile a voi, la incontrerete con un attrito iniziale. Non abbiamo la carta dei diamanti, ma dello stress. E è una fissione nucleare, capita soprattutto a ciò che è profondamente affine. C'è una grande attrazione e poi di solito l'esplosione. È una metafora, ovviamente, però per quell'istante di fusione totale. Ecco, a volte vale la pena rischiare anche l'esplosione. Un bacio.